Williams Padura Diaz, non ti voglio far partire dal risultato, ma dall'impatto devastante del tuo primo set. 7 punti, 100% in attacco. Sì, sì, era una gara che stavamo aspettando da tanto. Diciamo che sportivamente ci volevamo vendicare il Reggio Emilia, perché ci ha fatto fuori da una competizione che secondo me la meritavamo, ma la meritavano anche loro. Quindi noi siamo venuti con questa rabbia, quest'ira che abbiamo dimostrato questa domenica proprio contro di loro, e niente, è stata una gara fantastica, una gara giocata ad un livello molto molto alto. Onore a loro, perché per vincere contro di loro bisogna giocare la miglior pallavolo. Si è visto nel terzo set, appena cali un pelino, che non è manco colpa tua, è che loro alzano il livello, diventa veramente difficile. Comunque sia, io penso che per i prossimi playoff loro saranno veramente forti. Tu eri venuto in questo Palasport da avversario, che effetto fa ritrovarlo con questa maglia addosso e aver dato a questa gente una soddisfazione del genere? Sì, è un effetto grandissimo, io sono molto contento, cioè, avevo parlato con qualcuno, avevo detto già che volevo vincere la mia prima gara qua, non avevo mai vinto in questo palazzetto d'avversario, quindi niente, ben venga, per prima volta ho vinto, diciamo, insieme alla mia squadra, insieme a Bergamo, sono più che onorato. E niente, spero di difendere questi colori per molto tempo. Una coppa l'avevi tolta 4 anni fa all'ora Olimpia, e adesso saldi un po' questo conto vincendo la Supercoppa con l'Agnelli TPS. Sì, come dici te, l'avevamo tolta 4 anni fa, ma l'anno scorso avevo anche perso questa coppa qua. Quindi diciamo che per la categoria era una, diciamo, un trofeo che mi mancava veramente tanto, quindi ci tenevo personalmente a vincerlo, abbiamo dato tutto quello che avevamo, sono veramente molto molto contento.